Amici sportivi, è terminata da poco la prima amichevole dell'anno per la Mazzolegna al Palarancio di Regona, che è la casa ufficiale del basket team Pizzighettone, e termina al di là del punteggio con una prestazione a mio giudizio più che buona. Ai nostri microfoni primo ospite dell'annata Fabrizio Foti, nuovo playmaker gestione Mazzoleni 2016-2017. A te Fabrizio una prima analisi di questa partita. Sì, intanto buonasera a tutti. Diciamo test positivo, era prima partita dopo 10-12 giorni di lavoro intenso, quindi sicuramente un risponso positivo. Abbiamo fatto una buona partita ad intensità buona anche, in difesa abbiamo tenuto una discreta intensità, in attacco abbiamo cercato di tenere alto il ritmo finché ne avevamo, un po' di calo verso la fine ma era normale, quindi tutto sommato sono contento come prima uscita, direi molto positivo. Le impressioni tue personali su Fabrizio Foti alla prima uscita? Beh, sicuramente positivo, naturalmente vale per me ma vale per tutti, i carichi di lavoro ci sono e si fanno sentire. Dobbiamo scioglierci e col tempo andare avanti, riconquisteremo tutti la forma ideale, però mia personalmente e quella di squadra ho visto positive sicuramente. Un giudizio per quanto riguarda il discorso dell'acclimatamento all'interno della squadra, mi sembra da poter dire che dopo 15 giorni di lavoro comunque sei già uno dei vecchi, perché ormai sei entrato diciamo nel cuore di tutti gli appassionati della Mazzoleni, ma allo stesso tempo anche diciamo nella testa di tutti i tuoi compagni di squadra. Beh, sicuramente il merito è anche loro che ci hanno accolto e ci hanno inserito a me a Prese nel miglior modo possibile, facendoci sentire subito a casa, quindi sicuramente il primo merito è da parte di questi ragazzi che sono super, da due settimane che li conosco e li conosciamo anche con Prese, e come gruppo è formidabile. Noi stiamo cercando di inserirci piano piano e di entrare in punta di piedi, ma ripeto, grazie a loro per l'inserimento e cerchiamo di dare una mano come possiamo. Ringraziamo Fabrizio Foti e gli diamo appuntamento alle prossime occasioni qui sulle schermi sia del canale della Mazzoleni ma anche di Cane Caccia TV. Alla prossima. Alla prossima. Dopo Fabrizio Foti, che è il nuovo playmaker come abbiamo detto della Mazzoleni di quest'anno, con piacere i nostri microfoni per il primo contatto dell'anno, Matteo Linetti, presidente ma anche anima e cuore della Verolese Basket, che anche quest'anno dopo quello che ha fatto vedere stasera si presenta ai nastri di partenza come, oltre che formazione storica, a mio avviso anche ben accreditata. Matteo, cosa ne pensi? No, una buona amichevole, sono contento perché ho visto una squadra tonica che ha tenuto testa fisicamente a una squadra tosta come la vostra, come Pizzighettone, e questo è incoraggiante. Dopo noi siamo molto indietro dal punto di vista di chimica, di giochi. Praticamente abbiamo fatto un allenamento vero di basket ieri, per cui c'è tanto da lavorare, però ho visto delle buone individualità, un buon atteggiamento da parte di tutti. Poi ripeto, tener testa fisicamente al Pizzighettone è sempre difficile perché siete aggressivi, però ho visto delle buone cose, sono soddisfatto. Coach nuovo, ragazzi giovani, ragazzi nuovi, motivati. Cosa ti aspetti da questa annata, con tutta sincerità? Il coach ce l'avamo lo stesso l'anno scorso, però diciamo che cambiando tutti, cambiato tutti i giocatori, abbiamo tenuto solo il nostro capitano Salvini, quindi c'è tanto. Però mi aspetto un anno di entusiasmo sicuramente, perché è quello che abbiamo voluto fare cambiando la squadra così radicalmente. E poi dopo i risultati che arriveranno vediamo, non ci poniamo obiettivi. Da capitano di lungo corso della C, come ti aspetti questo campionato Silver? Ma secondo me si è un po' livellato, non dico verso il basso, mediamente, però vedo un campionato un po' più equilibrato rispetto a altri, non dovrebbero esserci squadroni che ammazzano un campionato come lo poteva essere la Juve l'anno scorso o cosa, mentre vedo un campionato abbastanza livellato dove possiamo trovare spazio anche noi. Ringraziamo Matteo, intanto aspettiamo Coach Sabbia e gli diamo appuntamento alle prossime occasioni, perché da quelle nostre parti arriverà sicuramente. Grazie Matteo. Ultimo ospite di questa prima amichevole, ospite ai nostri microfoni, Joe Sabbia,
nuovo allenatore che già avevamo avuto modo di conoscere in fase di presentazione. Allora, Gio, prime impressioni dopo la prima uscita ufficiale della formazione? No, le impressioni sono sicuramente buone, sono quelle che poi la conferma del buon lavoro che stiamo facendo, che abbiamo fatto insomma in queste prime due settimane di preparazione. Oggi era una partita d'allenamento, però chiaramente come tutte poi le partite bisogna sempre saperle affrontare nella maniera giusta, e sicuramente abbiamo avuto un buon inizio, credo che siamo riusciti a giocare tutti quanti, che era la cosa che oggi ci tenevo di più, proprio per iniziare a trovare la migliore amalgama con tutti, ecco. Quindi sicuramente un buon test, un buon primo passo, la strada è ancora lunghissima. Dicevo prima a Fabrizio che nonostante sia appena arrivato lui a presentarsi, sembra che siano in questa squadra da tanto tempo. Beh, sicuramente abbiamo la fortuna di avere dei giocatori intelligenti, dei giocatori che prima di tutto sanno giocare a pallacanestro. A questi si è aggiunto Fabrizio, si è aggiunto Andrea e Andrea, entrambi sono svegli, sono due che, ripeto, sanno giocare a pallacanestro, quindi tutto diventa più facile. Questa speriamo che continui così, che sia sempre così. Due parole per Roby Baggi, che ci aiuta in questa difficile fase nel sopperire l'assenza di Severgnini. Io colgo anche questa occasione per ringraziare Roberto della disponibilità che ci ha dato. Per noi è tanta roba poterla avere per allenarci, per le partite, insomma è un grande aiuto, quindi sei subito integrato, è un altro ragazzo che sa come si gioca a pallacanestro, quindi tutto diventa più facile. Ringraziamo Coach Sabbia e gli diamo appuntamento alle prossime occasioni. Grazie, grazie a tutti e alla prossima. Ciao ciao.